Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Desidero oggi commentare, pur telegraficamente e per così dire a volo d'angelo, le ridicole, a mio giudizio, parole recentemente pronunziate da Tajani, uomo della destra bluette neoliberale, uomo che proviene dalle fila di Forza Italia, un mercatista convinto, atlantista quasi a livelli fanatici. Il quale ha sostenuto, o meglio, mi permetto di dire, ha avuto il coraggio di sostenere che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea sarebbe un toccasana per le nostre aziende, creerebbe opportunità di commercio per le nostre aziende e quindi in qualche modo bisogna far sì che l'Ucraina entri nell'Unione Europea, cosa di cui, come sapete, già si discute da tempo e non ci stupiremmo davvero se adesso dovesse concretizzarsi il passaggio dell'Ucraina nell'Unione Europea. Del resto sappiamo che l'obiettivo del guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, è duplice: ingresso nell'Unione Europea e ingresso nella NATO. Tajani, sotto questo riguardo, insiste soprattutto sulla questio dell'Unione Europea e lo fa in maniera, a mio giudizio, goffa e strampalata, dicendo che l'ingresso dell'Ucraina sarebbe una fonte di opportunità per le nostre imprese, ma in realtà, a mio giudizio, genererebbe più che altro problemi per l'Unione Europea, come se essa non ne avesse già ad abbondanza. Significherebbe avere all'interno la parte in causa di una guerra e quindi trovarsi in qualche modo coinvolti ancora di più all'interno della guerra. Significherebbe portare l'Unione Europea ai confini con la Russia e quindi creare una faglia sismica geopolitica, considerato il fatto che l'Ucraina finora era stata, se vogliamo dire così, uno stato cuscinetto che divideva l'Oriente dall'Occidente. Insomma, ancora una volta possiamo ben dire che le parole, in questo caso di Tajani, sono del tutto surreali e anche inqualificabili.